Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. La situazione dei lavoratori ILVA, ex ILVA in AS va degenerando e occorre necessariamente smuovere le acque prima che diventino così stagnanti, motivo per cui si è deciso di manifestare, di presidiare proprio dinanzi allo stabilimento ENI. Rizzo, avevate annunciato forme eclatanti, tra virgolette, di protesta e questa è la prima. Sì, questa è la prima protesta che stiamo facendo. Chiaramente rispetto alle risposte che arriveranno man mano daremo forma anche ad altre azioni. Diciamo che il dato preoccupante è che c'è un'assenza, un vuoto politico senza precedenti. Cioè abbiamo scoperto che neanche la parola di esponenti, di illustri esponenti del governo conta più nulla. Cioè lo stesso Premier Conte tra l'altro aveva garantito che sull'integrazione salariale il governo si stava dando da fare, salvo poi scoprire che i lavoratori hanno perso l'integrazione salariale, così come sulle proposte del DL Taranto, in cui tra l'altro, come dire, abbiamo chiesto più volte di entrare nel ragionamento per fare delle proposte, per discuterle, ma anche qua sappiamo che a giorni uscirà il DL Taranto in cui si parla di riconversione, ma di riconversione fino adesso, come dire, non sappiamo nulla, non sappiamo neanche con chi stanno parlando e su quali basi stanno modellando il decreto. Ecco, vi siete rivolti come USB, come organizzazione, ai vari soggetti istituzionali rappresentativi del territorio, il sindaco, immagino ora il prefetto. Sì, no, il sindaco è venuto stamattina di spontanea volontà, è venuto a trovare i lavoratori e a portare solidarietà. Il prefetto ci ha convocato alle 12:30, si è insediato oggi, quindi vorrebbe conoscere, come dire, le dinamiche che hanno portato poi l'USB a fare questa azione di forza stamattina. Il vero problema è che, con tutta la buona volontà, giustamente, le decisioni si prendono a Roma, le carte si fanno a Roma. Il problema è che manca l'elemento centrale, manca la politica, perché qua stiamo parlando del nulla, io lo dico in tutta onestà. Cioè, siamo caduti dalla padella al brace, abbiamo un vuoto politico senza precedenti, abbiamo una politica che è incapace di decidere, di prendere le soluzioni e paradossalmente alcune volte la stessa politica di maggioranza fa apparire quasi come se fosse l'opposizione. Cioè, contraddittoria. È tutto contraddittorio, tutto contraddittorio. Altre manifestazioni che ipotizzate? Dopo vediamo, facciamoci questa discussione col prefetto e poi vediamo, parliamo con i lavoratori e decidiamo.